Ragazzi, undicesimo canto del paradiso. Dunque, ci troviamo nel quarto cielo, il cielo del sole, il cielo in cui sono collocate le anime, i beati, i sapienti. I sapienti, si parla di sapienza spirituale. Dunque, l'undicesimo e il dodicesimo canto sono cosiddetti canti gemelli. Canti gemelli perché hanno una struttura assolutamente simile. Troviamo protagonista di questo undicesimo canto San Tommaso, il San Tommaso che conoscete voi, San Tommaso d'Aquino, che avete fatto bene in filosofia, che è il più grande filosofo del XIII secolo. Detto Doctor Angelicus, è colui, San Tommaso, che ha sistemato il pensiero cristiano su basi aristoteliche. La sua filosofia è quella ufficiale adottata dalla Chiesa Cattolica. San Tommaso, quindi domenicano, appartenente all'ordine domenicano, fa un elogio di San Francesco. E voi sapete bene che nel Medioevo francescani e domenicani erano gli ordini costituiti del tempo che erano anche in lotta, in contrasto tra di loro. Cosa fa Dante? Dante ipotizza con un'intuizione geniale perché esprime soprattutto la concordia che dovrebbero avere, che hanno queste anime beate. Lui sceglie un domenicano che fa il panegirico, quindi l'esaltazione di San Francesco, che è il fondatore dell'ordine contrapposto. Quindi San Tommaso domenicano elogia San Francesco, fondatore dell'ordine contrapposto. Nel dodicesimo canto, viceversa, che analizzeremo, si trova come protagonista un francescano, che è San Bonaventura, che fa l'elogio di chi? Domenico. Di San Domenico, il fondatore dell'ordine contrapposto. Quindi come si articola il canto? Dopo una premessa iniziale dei primi versi fino al verso 12, in cui Dante opera un contrasto tra la vanità delle cose umane e invece quelle che, le cose che conducono a Dio, alla gloria celeste, San Tommaso risponde, dato che questo canto si collega al precedente in cui già era presente la figura di San Tommaso, risponde a due dubbi di Dante, che legge nella mente di Dio, che legge in Dante senza che Dante gli esprima questi dubbi, e li chiarisce nel corso, soprattutto il primo: ben si impingua se non si vaneggia. Ora vediamo che cosa vuol dire. Cosa succede quindi? Tommaso fa una premessa generale che vi ho detto è presente anche nel canto dodicesimo, dicendo: se io lodo uno dei due grandi salvatori della Chiesa, li chiama campioni della fede, sono i campioni della fede, si tratta in questo caso di San Francesco, è come se lodassi San Domenico, perché entrambi cooperarono per il bene della Chiesa, per la salvezza della Chiesa che versava in cattive acque. Sono i due campioni della Chiesa, lodando l'uno, uno si loda automaticamente anche l'altro. Questa è la premessa. Dopodiché, dal verso 43 e si distenderà fino al verso 117, ci sarà la rievocazione della vita di San Francesco. Della vita di San Francesco, con una lunga perifrasi geografica per indicare il luogo di nascita di San Francesco, che è Assisi. Dopodiché il tema centrale della vita di San Francesco è il tema delle nozze mistiche tra Francesco e la povertà. Francesco, che si spogliò, come sapete, dei beni paterni, il padre era un ricco mercante, e rinunciò all'eredità paterna mettendosi in contrasto con il padre per dedicare tutta la sua vita appunto alla povertà. Fondatore dell'ordine dei francescani, cosa viene rievocato poi di San Francesco? La approvazione, lui che regalmente, ci dice Dante, andò a Roma e ebbe prima un'approvazione orale della sua regola da Innocenzo III e poi l'approvazione ufficiale da Onorio III con una bolla appunto ufficiale, e questo viene rievocato. Ancora Dante rievoca San Francesco, che va in Oriente a convertire senza successo, perché ancora era acerba alla fede cattolica cristiana, appunto l'Oriente, che va a convertire il sultano addirittura d'Egitto, appunto non ci riesce, torna, quindi tant'è che poi subisce una prigionia, torna in Italia, e che fa nel 1224 San Francesco? Riceve le stimmate.
nel monte della Verna. 2 anni dopo, Francesco morirà povero, si farà seppellire nudo sulla terra nuda alla Porziuncola. Questa è la vita, appunto, che conosciamo di San Francesco, e così si diparte, è la dipartita, insomma, ultima. Finisce il canto con che cosa? E questo è interessante perché, ripeto, avremo struttura analoga nel 12° canto. San Tommaso, che è domenicano, biasima, condanna l'ordine domenicano, condanna in particolare i domenicani degeneri. Chi sono i domenicani degeneri? Coloro che non hanno seguito l'insegnamento di San Domenico. Ci siamo? Vi chiedo, ma scusate, condanna il proprio ordine e fa il panegirico di San Francesco dell'ordine contrapposto? Condanna il proprio ordine nella misura di quei domenicani, no? Degeneri, che non seguono più i beni spirituali ma i beni terreni. Ebbene, questo è un gesto, oltre che di grande eleganza, ragazzi, ma che esprime un'enorme magnanimità e anche concordia. Sarebbe stato disdicevole per un beato, se ci pensate bene, esaltare, no, il proprio ordine. Lui condanna, o condannare l'ordine appunto francescano, condanna del proprio ordine, quindi auto denunciandosi coloro che non seguirono in toto l'insegnamento di San Domenico. Stessa cosa farà San Bonaventura nel 12° canto, condannando i francescani. Si chiude però il canto in modo positivo perché San Tommaso dice: ci sono comunque dei seguaci appunto dei domenicani ancora devoti a Dio, devoti all'insegnamento della Chiesa e quindi integri. E così si chiude il canto, vediamolo, iniziamo. E vi ho detto che inizia appunto con questa quasi invettiva in cui emerge questo contrasto tra coloro che seguono le cose terrene, le cose vane, inutili, e invece quella che è la gloria celeste, la gloria di Dio. O insensata cura dei mortali, quanto son difettivi i sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali, chi dietro aiura e chi ad anforismi s'ingiva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava, e chi si dava all'ozio, quando, da tutte queste cose sciolto, con Beatrice m'era suso in cielo cotanto gloriosamente accolto. Guardate questo avverbio al centro del verso polisillabico, in dieresi, perché gli serviva una sillaba in più per formare l'endecasillabo, gloriosamente accolto. Allora, cura qui un latinismo, preoccupazione insensata appunto degli uomini, dei mortali. Quanto sono dei ragionamenti difettivi, sillogismi, ragionamenti, argomentazioni difettose, manchevoli, difettivi vuol dire questo. Ricordate cos'è il sillogismo in filosofia? Quelli che ti fanno battere le ali in basso, fuor di metafora vuol dire quelli che fanno volgere gli uomini ai beni e alle occupazioni mondane, terrene, inutili, vane. E qui fa un'esemplificazione di queste occupazioni terrene che non riconducono a Dio e fa un elenco, diciamo, di una disamina di questi comportamenti attraverso una figura retorica che è chi? L'anafora di varie tipologie. Chi se n'ingiva, verbo, facciamo bene la costruzione, qui è messo in una jambe, ma chi se ne andava dietro alle scienze giuridiche, quindi chi segue le scienze giuridiche, iura è proprio un calco latino, chi ad anforismi si intende le scienze mediche, ricordate gli aforismi di Ippocrate. E chi seguendo sacerdozio, attenzione, sacerdozio non vuol dire chi si segue i voti, chi ha preso i voti, ma vuol dire chi si riveste di cariche che sono cariche ecclesiastiche, fonti di guadagno, fonti di lucro in questo senso. E chi invece regna con violenza e chi con inganno per sofismi, chi ruba, chi va dietro a civil negozio sono i negozi a latini, no? Le occupazioni politiche, chi è involto nel diletto della carne. E si affaticava e chi si dava all'ozio, chi perde tempo invece in occupazioni sterili nell'ozio, quando liberato da tutte queste cose, sciolto,
ero accolto con tanta gloria, tanto gloriosamente in cielo, si sta riferendo al quarto cielo, appunto, con Beatrice. Poi che ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi come a candeliere candelo, e io sentii dentro a quella lumera che prima m'aveva parlato, sorridendo incominciar, facendosi più mera. Allora, attenzione, come trova Dante queste anime, l'anima di San Tommaso? L'anima di San Tommaso stava insieme ad altri 12 beati in quel cielo, in questo quarto cielo, e formando una corona, formando un cerchio, dovete immaginare un circolo. In mezzo c'erano Dante e Beatrice. Intorno questi 12 sapienti, 12 beati, tra questi San Tommaso, cantavano suavemente, ci dice Dante, e facevano i giri di questa, giravano, insomma, danzavano in questa corona. Dopo il terzo giro interrompevano il canto. Vi anticipo che la corona successiva, che nel canto successivo ci sarà un'altra corona che circonda in modo concentrico, esternamente la prima corona, tra questi parlerà San Bonaventura. Ci siamo? Allora, quindi cosa vuol dire? Cosa vogliono dire questi versi? Dopo che ciascuno, quindi ciascuno di questi beati, ritornò nel punto del cerchio di questa appunto corona in cui era prima, si fermò come una candela dentro a un candeliere, come la candela fissa nel candeliere. Questa è una similitudine. Candeliere, candelo è una figura di linguaggio. Sì, come un candelo, una candela dentro un candeliere. E io sentii dentro a quella luce, lumera si riferisce a San Tommaso, che prima mi aveva parlato, che mi aveva parlato precedentemente, incominciare sorridendo. Guardate qui il sorriso, ragazzi, è come ricorre nel paradiso, così come ricorre la luce. Tra l'altro, nel canto precedente, il canto decimo, Dante dice che salendo in questo cielo del sole vedeva appunto una luce molto molto intensa, e faticava, nonostante, no, avesse trasumanato, fosse trasumanato, nonostante avesse acuito le sue facoltà sensibili, faceva fatica appunto a tenere gli occhi aperti. Vediamo, facendosi più mera, facendosi più chiara, più luminosa. Questo è San Tommaso che parla e dice: così come io del suo raggio risplendo, sì riguardando nella luce eterna, li tuoi pensieri ogni cagione apprendo. Tu dubbi e hai voler che si ricerna in sé aperta, in sì distesa lingua, lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna, ove dinanzi dissi, u ben si impingua. E là udissi, non nacque il secondo, e qui è uomo che ben si distingua. Cioè, qui San Tommaso sta dicendo: io leggo nella tua mente che tu hai due dubbi in riferimento a quello che io precedentemente, a due frasi che io precedentemente ho proferito, ora ti chiarisco questi dubbi. Facciamo la parafrasi velocemente. Così come io risplendo nel raggio, nel suo raggio, cioè il raggio di Dio, riguardando nella luce eterna, capisco da dove provengono i dubbi di Dante, guardando nella mente di Dio, sta dicendo, i tuoi pensieri apprendo da dove hanno origine i tuoi pensieri. Tu hai un dubbio, hai una perplessità e vuoi che si distingua, che si ricerna. Guardate com'è alto il linguaggio di San Tommaso, è pieno di latinismi, solenne, ed è premessa solenne al panegirico appunto di San Francesco. Che si distingua il mio dire, lo dicer mio, in parole chiare e diffuse, così che esso si renda comprensibile, si sterna al tuo sentire, cioè al tuo intendimento. Dove dinanzi tu hai un dubbio rispetto a una frase che io dissi nel canto precedente, cioè precedentemente, noi sappiamo che sta nel canto precedente, in particolare verso 96, appunto canto decimo, dove bene, u ben si impingua, vuol dire dove bene ci si riempie di meriti. Questo lo la disse in riferimento all'ordine domenicano. E là dove io dissi non nacque il secondo. Qui questa frase invece è detta sempre nel canto precedente in riferimento a Salomone, il quale chiese a Dio appunto la sapienza, era una di queste anime sapienti. E qui è uopo, è necessario che ben si distingua. Inizia qui la premessa generale che va fino al verso 42, quindi dal 37 al 42 di cui vi parlavo prima. Esaltando la provvidenza divina, ha dato al mondo la possibilità di avere due campioni della fede che sostenessero la Chiesa. Questi due campioni sono San Francesco e San Tommaso. Lodando uno si esalta automaticamente anche l'altro. Vediamo la provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto.
pria che vada al fondo, però che andasse per lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, e in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quince e quindi le fosse per guida. La provvidenza ordinò due principi in suo favore, questa è la frase principale, la proposizione principale. La provvidenza divina che governa il mondo con quella saggezza nel quale ogni essere umano, ogni aspetto creato, in una jambe mano è una perifrasi per dire ogni essere umano, è vinto, prima che vada al fondo, prima di poter penetrare completamente il significato, si sta riferendo ai piani imprescrutabili di Dio, affinché però che andasse verso il suo sposo mistico, il soggetto qual è? La sposa di colui che disposò lei col suo sangue benedetto ad alte grida, cioè è tutta una perifrasi per indicare in Anjambeman, anche per indicare la Chiesa. Esatto, la Chiesa chi è? È la sposa di Gesù Cristo, cioè di colui che si sacrificò appunto sulla croce sposandola, attraverso appunto versando il proprio sangue, col sangue benedetto. Gesù sposa versando appunto il suo sangue sulla croce, le nozze mistiche. Quindi, finché la Chiesa andasse verso il suo sposo mistico, sicura e sempre più fidata rispetto a lui, soggetto sempre alla provvidenza divina, ordinò due principi in suo favore, due campioni della fede, per aiutare appunto la Chiesa stessa, che fossero per lei da guida, che facessero da guida da una parte e dall'altra, quinci e quindi. L'uno, capite di chi si parla, fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fu e di cherubica luce uno splendore. Dell'uno dirò, però che d'ambedue si dice l'un pregiando, qual comprende, perché ad un fin fu l'opere sue. Il primo, San Francesco, si distinse per il suo ardore di carità, serafico in ardore. Qui nomina anche le due schiere angeliche, da una parte i serafini, dall'altra i cherubini. Quindi il primo fu San Francesco, che si distingue, ripeto, per il suo amore spirituale, il suo ardore di carità. L'altro per la sua sapienza, per il taglio più intellettualistico che ebbe l'ordine domenicano, questo è San Domenico per l'appunto, sapiente come i cherubini. Identità d'azione, eccola qua in questa terzina, parlerò di uno di loro due, noi sappiamo di chi parlerà, di San Francesco, affinché, no, però che vuol dire perché? Perché pregiando uno, elogiando uno, si parla di tutti e due, chiunque si prenda. Perché, lo spiega, identità di azione, ad un fine fu l'opere sue. Le loro opere si indirizzarono ad un medesimo fine, il bene della Chiesa. E qui inizia la perifrasi geografica, molto diffuse al tempo queste perifrasi, per indicare Assisi. San Francesco qui è descritto come un sole, ragazzi, come un sole. Assisi, che è la terra di San Francesco, qui a un certo punto Dante, quando dovete chiamare Assisi, non la chiamate Assisi, chiamatela Oriente. Assisi è designata, accomunata appunto all'Oriente, perché il sole, no? Continuando la metafora, questa immagine sorge ad Oriente. Vediamo. Di questa costa, no scusate, prima, intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto del Beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di retro le piange per grave gioco Nocera con Gualdo. Di questa costa, là dove la frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma Oriente, se proprio dir vuole. Finisce qui la perifrasi astronomica. Allora, molto particolareggiata, tra la valle del Tupino e il fiume Chiascio è la valle, l'acqua che discende dal colle eletto, scelto dal Beato Ubaldo, perché ivi trascorse la vita da eremita, pende la costiera del Monte Subasio. Fertile costa d'alto monte pende,
Da cui Perugia, che sta di fronte, sente caldo e freddo da Porta Sole, da questa porta che oggi è distrutta, non esiste più. E di rieto, cioè dietro al Subasio, le piange perché ha una cattiva posizione, hanno una cattiva posizione geografica, da una parte Nocera Umbra e dall'altra Gualdo Tadino. Gualdo, quando dice grave gioco, Nocera con Gualdo. Perché sono situate dalla parte opposta di Perugia, dietro il Subasio, e quindi questo grave gioco di cui parla Dante sono le condizioni climatiche, fa molto freddo d'inverno, ok? Per questo se ne dolgono, ecco perché il verbo, l'impiego piange. Di questa costa, cioè dal monte Subiasio, lì dove si rompe la sua ripidezza, la sua rattezza, nacque, arriva qui a San Francesco, per la terra, al mondo, un sole. Indicare il Beato e San Francesco come un sole era tipico della agiografia cristiana. Perché una delle domande che ci dobbiamo fare, Dante da dove riprende queste informazioni che ha di San Francesco? Le prende appunto da quelle fonti cristiane agiografiche, agiografia le vite dei santi. In particolare chi aveva parlato di San Francesco? San Bonaventura nella leggenda Maior e nella leggenda Minor. Tommaso da Celano e Ubertino da Casale. Tommaso da Celano nelle vite. Qual è la cosa interessante che fa Dante? Dante, ve lo anticipo ragazzi, non riprende in toto quello che le fonti agiografiche diffondevano di San Francesco, ma le cambia. Le cambia per i suoi fini e ne fa di Francesco una figura diversa in parte da quella che era la tradizione appunto agiografica. Vediamo perché. Quindi dice, nacque un mondo un sole, eccolo qua San Francesco, come fa questo sole, questo talvolta dal Gange? Dalla parte, ricordiamoci che il Gange era la parte orientale che determinava il confine del mondo conosciuto orientale, eh? Perciò chi desso loco fa parole, chi vuol parlare di questo luogo, cioè di Assisi, non dica ascesi, ascesi era la forma lessicale del tempo per dire Assisi, perché direbbe poco, ma Oriente. Perché Oriente? Perché vi nacque il sole spirituale, San Francesco, se proprio vuole chiamarla. Non era molto lontano dall'orto che il cominciò a far sentire la terra, il soggetto San Francesco, della sua gran virtute alcun conforto che per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun disserra. E dinanzi alla sua spirital corte, et coram patre, le si fece unito, poscia di dindì l'amò più forte. Capiamo, non era ancora molto lontano dalla nascita, orto qui è un verbo veramente azzeccatissimo perché orto viene dal latino orior, no? Se ci pensate, il sorgere, che cos'è che orto sole, no? Sorto il sole che sorgere, quindi è tutto conforme a questa metafora che Dante ha scelto del sole per indicare San Francesco. Anche questo termine, dalla nascita che gli cominciò a far sentire alcun conforto, sollievo della sua grande virtù, del suo valore, che fece sentire la terra appunto il conforto di questo, del suo valore. Perché, attenzione a questa espressione, per tal donna, cioè qual è questa donna? La povertà, giovinetto, ancor giovine, corse in guerra del padre, cioè corse contro al padre, entrò in conflitto con il padre per una donna. Innanzitutto l'immagine potrebbe essere un'immagine, no, della tradizione cortese, della poesia amorosa. In verità è anche un'impresa cavalleresca quasi, per cui San Francesco qui, mentre le fonti lo tratteggiavano la virtù principale di San Francesco quale quella dell'umiltà, San Francesco è il poverello d'Assisi, qui Dante già in questa espressione ne tratteggia un diverso carattere. Entrare in guerra del padre, appunto come se fosse un'impresa cavalleresca. Per che cosa? Per inseguire la povertà. Come alla morte, a cui, cioè alla povertà, così come alla morte, nessuno apre la porta del piacere. Cioè vuol dire nessuno vorrebbe essere povero, ci siamo. San Francesco scelse consapevolmente la povertà. E dinanzi alla corte spiritale, alla chiesa, alla curia papale, et coram padre, guardate il calco latino, di fronte al padre, le si fece unito.
Dopo, di giorno in giorno, lo amò sempre di più. Questa, si riferisce alla povertà, privata del primo marito, chi è il primo marito? Gesù Cristo, 1100 anni e più di spetta e scura, fino a costui si stette senza invito, né valse udir che la trovò sicura con Amiclate al suono della sua voce, colui che a tutto il mondo fa paura, né valse esser costante né feroce, sicché, dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perché io non proceda tanto chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. Capiamo. E dinanzi questo l'ho detto, questa, cioè la povertà privata di Gesù Cristo, visse dispetta e scura, disprezzata, ignorata, per 1100 anni, cioè fino alla nascita di San Francesco nessuno si volle unire consapevolmente alla povertà, e fino a costui stette senza invito, nessuno la invitò. E qui Dante cita un episodio la cui fonte è la Farsalia di Lucano, in cui si narra che c'era un pescatore, un contadino, insomma non ricordo, molto povero, famoso per la sua povertà, che durante le scorrerie, i saccheggi di Cesare e Pompeo, durante le guerre civili, lasciava la sua porta aperta perché tanto dentro non aveva niente e quindi non aveva paura che Cesare avrebbe poi rubato qualcosa all'interno. Ci siamo? E allora dice: né valse udire che Amiclate la trovò sicura, appunto questo pescatore, al suono della sua voce, colui che tutto il mondo fe paura, una perifrasi per indicare Cesare. Né valse essere costante e fiera, sempre alla povertà. Cosicché, dove Maria rimase giù ai piedi della croce, si sta riferendo alla Vergine Maria, la madre di Cristo, ella, la povertà, pianse in sulla croce insieme a Cristo. Ci siamo, ricordiamoci che Cristo, Gesù Cristo, muore in croce spogliato anche della veste. Ma perché io non proceda troppo? Ecco, qui Dante lo dice. Di chi sto parlando? Qui lo dice apertamente. Sto parlando di Francesco e la povertà. Prendi per questi amanti Francesco e la povertà nel mio parlar diffuso, nel mio discorso esteso. La loro concordia, i loro lieti sembianti, amore e meraviglia e dolce sguardo fecero essere cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e, correndo, li parve esser tardo. Oh ignota ricchezza, oh ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo, si la sposa piace. Indi sen van quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Questa è la sequela della povertà. Dopo San Francesco ci sono altri seguaci che appunto inseguirono, si votarono, altri francescani, e lo dice qui. La loro concordia, cioè la concordia di Francesco e povertà, i loro lieti volti, l'amore, la meraviglia, il dolce sguardo, notate il polisindeto di furono motivo di pensieri santi, tanto che per primo si scalzò il venerabile Bernardo di Quintavalle, ragazzi, dietro l'esempio di San Francesco che segue Madonna Povertà, appunto ci fu San Bernardo di Quintavalle, che anche lui rinunciò a tutti i suoi beni. E dietro a tanta pace corse, che correndo sembrava essere lento, gli pareva essere tardo. E qui Dante prorompe in questa esclamazione, no? Dice: oh ben ferace, oh ignota ricchezza spirituale, oh bene ferace, fertile, produttivo, fecondo di meriti di vita eterna. Si scalzò poi Egidio, anche lui nato d'Assisi, si scalzò Silvestro, anche lui prete di Assisi, dietro allo sposo, seguendo San Francesco, tanto la sposa piace, tanto appunto piacque ad entrambi la povertà. Il soggetto qui è quel padre e quel maestro, quindi se ne vanno con la sua donna e con la loro famiglia, e con quella famiglia, quando si riferisce a famiglia, sono gli 11 frati che costituirono la prima comunità dei francescani, che già legava a lumi capestro. Il capestro è la corda, ce l'avete presente nel saio francescano, la corda che cinge la vita appunto del lume francescano.
Né gli gravò viltà di cuor le ciglia per essere fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a meraviglia, ma attenzione qua regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poiché la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per Onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto archimandrita. Queste sono le approvazioni papali. Vediamo. Né gli gravò viltà di cuore, questa espressione vuol dire né gli fece abbassare gli occhi provando vergogna, il fatto di provenire, avere origini umili, essere figlio di Pietro Bernardone. Ricordiamoci che poi divenne ricco mercante e che San Francesco si spoglia di tutti i beni proprio nella pubblica piazza. Il padre si arrabbia per questo ce lo tramandano le fonti, si infuria per questo e dice appunto intima di rinunciare a tutta l'eredità. Con quello che ricava, ricordiamoci che San Francesco devolve tutto per la costruzione di San Damiano. Ci sono tutti gli affreschi di Giotto, ragazzi, esatto, che voi conoscete bene, che riproducono appunto, anche se dobbiamo anche dire che mentre Dante incentra questo canto tutto sulle nozze mistiche tra Francesco e povertà, soltanto un affresco in quelli di Giotto è dedicato a questo tema, che invece per Dante è centrale. Perché anche centrale per Dante è tutta la questione, ragazzi, che dopo San Francesco, sapete che l'ordine si divise in due settori, uno quello dei conventuali, l'altro quello degli spirituali. Gli spirituali che interpretavano in modo più ortodosso, estremistico, diciamo, l'insegnamento di San Francesco e predicavano la povertà completa. Anche il mettere in comune i beni non era contemplato, mentre i conventuali erano più possibilisti, volevano una mediazione invece, appunto, il discorso perché Dante è fermo qui a condannare la posizione, perché Dante è chiara la posizione di Dante nei confronti del temporalismo, dei beni, no, appartenenti alla Chiesa, di cui la Chiesa, che sono appannaggio della Chiesa, di tutte le attività che producono guadagno inerenti alla Chiesa, che Dante appunto condanna. Quindi questo premeva a Dante, ecco perché la scelta anche, come dire, contenutistica e ideologica che fa Dante di questo canto è incentrare il discorso sulle nozze mistiche tra Francesco e povertà. Ritorniamo al canto e ecco qua, qui c'è qualcosa che le fonti non ci tramandano. Come aperse la sua dura intenzione ad Innocenzo III, cioè come si recò a Roma a comunicare, a richiedere l'approvazione della regola? Guardate l'avverbio regalmente. Ma regalmente non cozza un po' con l'immagine che abbiamo dell'umile fraticello d'Assisi che parlava agli animali, agli uccelli, eccetera, eccelleva per ardore di carità? Questo regalmente ce ne fa più, e questa è una scelta che fa Dante, ripeto, non c'è nelle fonti, ce ne fa più un eroe cavalleresco, così come, vi ricordate, incontro al padre, andò in guerra contro il padre, ne fa un combattente, ne fa un combattente. Tutto quello che invece ci tramandano le fonti in merito a San Francesco qui non compare in Dante. In particolare, che cosa non compare? Non c'è nessun accenno all'assidua preghiera di San Francesco. Francesco pregava in continuazione, con forza. Non c'è accenno all'astinenza, a tutto ciò che è astinenza, all'austerità, alla castità, cosa che invece ci tramandano le fonti. Non c'è accenno alla mortificazione della carne, alle fustigazioni, ai castighi anche corporali di San Francesco. Non c'è accenno poi a tutto quel corredo di profezie, di visioni, estasi, miracoli relativi alla sua figura. Ci siamo, Dante ne fa un eroe, fermo, sicuro, che va incontro al Papa regalmente per fare che? Per aprire la sua dura intenzione, la sua fiera intenzione appunto dell'approvazione della regola. E da lui ebbe il primo sigillo la sua religione, la prima approvazione. Vi ripeto che questa prima approvazione ce l'ebbe orale, La seconda, eccola qua, poiché la gente poverella crebbe dietro a costui, che aumentò il seguito, no, di San Francesco, dei francescani, la santa voglia desto archimandrita, questo è il soggetto, il proposito santo di questo archimandrita. Archimandrita è un grecismo, vuol dire pastore della Chiesa, e fa parte del linguaggio ecclesiastico,
fu redimita, latinismo, fu incoronata di una seconda corona ad opera dello Spirito Santo attraverso Onorio, il Papa, Onorio III, e questa è l'approvazione ufficiale. Ci siamo, ragazzi? Siamo nel 1223, quando Onorio III, appunto, abbiamo la bolla pontificia. E qui abbiamo... si sta concludendo quasi questa, la vita di San Francesco. Abbiamo San Francesco che va in Oriente per cercare di convertire l'Oriente, e poiché per la sete del martirio, nella presenza del Soldan Superba, predicò Cristo e gli altri che il seguirono, e per trovare a conversione acerba troppo la gente, per non stare in darno, redissi al frutto dell'italica erba nel crudo sasso. Intratevero e Arno da Cristo prese l'ultimo sigillo, le stimmati, stimmate, che la sua membra 2 anni portarono. Quando a colui che ha tanto ben sortillo la morte piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo ai frati suoi, siccome a giuste eredi raccomandò la donna sua più cara, e comandò che l'amassero a fede, e del suo grembo l'anima preclara mover si volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara. Bellissimo. Allora, qui Dante ci parla della presenza del Soldan Superba, anche qui è diverso dalle fonti. Le fonti ci dicono che invece il soldano ebbe accolto San Francesco in modo benevolo. Invece qui, perché Dante sceglie di tratteggiarlo in modo superbo, il soldano? Non accetta la conversione. Esatto, e perché interessa questo a Dante? Perché così appare più ferma l'intenzione, più risoluta, più eroica la figura di San Francesco combattente per la fede. Cosa fece? Ritornò, redissi, al frutto dell'italica erba in Italia, tra Tevere e Arno, quindi nel monte della Verna, e da Cristo prese l'ultimo sigillo. Siamo nel 1224. Stiamo nel 1224, ragazzi, il miracolo delle stimmate, che le sue membra portarono per 2 anni fino alla morte. Quando a Dio, e Dio inteso colui che ha tanto ben sortillo, colui che lo designò, no, a tanto bene, che gli diede in sorte, piacque di trarlo suso, di chiamarlo in cielo, come premio che gli meritò nel farsi suo seguace, pusillo vuol dire piccolo, umile, che fece San Francesco? Verbo della principale, raccomandò la donna sua più cara, la povertà, a chi? Ai frati suoi, ai suoi confratelli, e comandò che l'amassero con fedeltà, e il soggetto è l'anima precara, la sua anima, il suo spirito, precara qui è un latinismo altissimo, si staccò, si mosse dal suo grembo tornando al suo regno, e al suo corpo, per il suo corpo non volle null'altra bara, chiese ai suoi confratelli che fosse seppellito nudo sulla terra nuda. 1226, Porziuncola. E qui inizia, e siamo a conclusione, ragazzi, che cosa strutturalmente finisce il panegirico, la biografia di San Francesco, che è panegirico di San Francesco, inizia la condanna dei domenicani degeneri. Penso oramai qual fu colui che degno collega fu a mantenere la barca di Pietro in alto mare per dritto segno, e questo fu il nostro patriarca, perché qual segue lui, come il comanda, discerner puoi che buona merce carca. No, qui c'è una premessa ancora, dice, pensa a San Domenico. Chi è San Domenico? È colui che fu degno collega per mantenere la Chiesa. La Chiesa metaforicamente è la barca di Pietro, Pietro, primo pontefice, in alto mare, sulla rotta via, per dritto segno. E questo fu il nostro patriarca San Domenico. Perché puoi discernere, puoi capire bene, discernere e distinguere come chi segue lui carca buona merce, si carica di un premio spirituale. Ecco qua, con questa congiunzione avversativa capiamo che sta introducendo Dante il tema dei domenicani che non seguono l'insegnamento di San Domenico.
ma il suo pecuglio, qui utilizzerà tutta una serie di metafore, un linguaggio metaforico, ma il suo pecuglio di nuova vivanda è fatto ghiotto, sicché esser non puote che per diversi salti non si spanda. E quanto le sue pecore remote e vagabonde più da esso vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Si conclude qua. Capiamo? Il suo gregge, pecuglio, il latinismo, peculium, latino. Il suo gregge è fatto ghiotto, è fatto ghiotto di che cosa? Di nuova vivanda. Questa nuova vivanda si riferisce ai beni mondani, alle cose vane. Cosicché, consecutiva, sicché esser non puote, che non è possibile che non si spanda, cioè che non si disperda per diversi pascoli, salti, anche questo è un latinismo, saltus latino, no? Quindi se il suo pecuglio, il suo gregge, insegue del pastore che è San Domenico beni fallaci, è chiaro che si disperde rispetto al fine ultimo, no? Alla beatitudine. E quanto le sue pecore remote e vagabonde, e quanto più vanno lontane le sue pecorelle, lontane, vagabonde da esso, cioè dal pastore, più tornano all'ovile vuote di latte. Che cos'è questo latte? Sono i beni appunto spirituali. Terzina, in cui c'è una piccola correzione, finisce in chiave ottimistica dicendo: ci sono comunque domenicani che si comportano in modo retto. Ben son di quelle che temono il danno e stringosi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. La nota polemica c'è sempre, Dice, ci sono quelle che temono il danno appunto che ne consegue e si stringono al pastore. Stringono al pastore vuol dire seguono gli insegnamenti di San Domenico, ma sono così poche che la stoffa che servirebbe per rivestire, no, le loro cappe è poca, ne serve poca, fornisce poco panno, che le cappe fornisce poco panno. Ora, si chiude il canto. Se le mie parole non son fioche, se la tua udienza è stata attenta, se ciò che è detto alla mente revoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia e vedrai il correggere che argomenta u ben si impingua se non si vaneggia. Ora, se le mie parole non sono deboli, se la tua udienza, se la tua capacità di ascolto appunto è stata intensa, se tu richiami alla mente ciò che ho detto, sarà in parte la tua voglia, cioè il tuo desiderio. Vi ricordate inizialmente San Tommaso? Che c'è Matteo? San Tommaso dice inizialmente: leggo nella tua mente che tu dubbi, vi ricordate, tu dubbi, hai delle perplessità, u ben si impingua, e gli sta dicendo: dopo tutta questa spiegazione che ti ho dato, a te ti deve essere chiaro che cosa io intendevo quando ho detto dove ci si arricchisce di meriti se non si vaneggia, cioè nell'ordine domenicano, nel mio ordine, ci si arricchisce di meriti se si è coerenti e si segue l'insegnamento di Cristo, l'insegnamento di San Domenico. Avete capito? È servito tutto questo elogio di San Francesco, questo panegirico, così come la condanna dei domenicani degeneri, per dire: è bello seguire Cristo, insegnamento della Chiesa cattolica, e si condanna invece chi insegue quelli che sono beni fallaci, beni mondani, beni terreni, e si chiude quindi ad anello con quella che era, vi ricordate all'inizio, la vanità della gloria, delle cose terrene in contrapposizione alla gloria eterna, alla gloria celeste. Quindi vedrai il tuo desiderio in parte soddisfatto, perché vedrai il correggere che argomenta, cioè quella correzione appunto che spiega, u ben si impingua se non si vaneggia. Chiuso così il canto.